Carissimi, recitiamo assieme il Santo Rosario, nel modo voluto dalla Madonna, meditando i santi misteri. Allora non sarà una preghiera pesante e noiosa, ma sarà la preghiera che più ameremo. Le più grandi apparizioni della Madonna e i diversi pontefici, fino a Giovanni Paolo II, insistono sulla recita del Santo Rosario, perché nel Rosario c'è il Vangelo. I suoi misteri sono quadri evangelici che insegnano l'esercizio e la pratica delle virtù cristiane. Il Rosario è la buona scuola dove possiamo imparare come deve essere la nostra vita cristiana. Recitiamolo, e recitiamolo bene. Oltre a fare cosa gradita al cielo, sarà anche di arricchimento spirituale per la nostra anima. Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, salvateci dal fuoco dell'inferno. Primo mistero: l'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. L'angelo, entrando da lei, disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. O Vergine Santa, tu che accogliesti nel tuo seno in modo così meraviglioso il Figlio di Dio, prega per noi poveri peccatori, affinché non sia vana la sua incarnazione. Insegna a tutti noi, con il tuo esempio, a lasciarci guidare con animo docile dalla luce dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri creditori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre. O Gesù mio, Maria si reca a far visita a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. O Vergine Santa, tu che entrando nella casa della cugina Elisabetta, con Gesù nel tuo seno, irradiasti la luce e la gioia più pura, aiuta tutti coloro che sono schiavi del peccato, affinché scoprano che non si può avere la vera gioia se non si è con Dio. Fa che anche noi, ripieni di Gesù, possiamo soccorrere i fratelli, spandendo serenità e pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non lasci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, che separarci dal fuoco dell'inferno. Gesù, Figlio di Dio, si fa uomo e nasce dalla Vergine Maria. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. O Vergine Santa, tu che mentre adoravi il piccolo Gesù, ascoltasti il canto degli angeli che prometteva pace agli uomini che Dio ama, aiutaci a comprendere che la vera pace l'avremo quando corrisponderemo al vero amore di Dio, distaccando il cuore da tante cose materiali. Tu, con Gesù, accettasti serenamente tante privazioni. Ottienici un cuore libero da ogni desiderio disordinato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, Maria presenta Gesù al Tempio di Gerusalemme. A 40 giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Vergine Santa, tu che nel Tempio di Gerusalemme, mentre offrivi a Dio Padre il piccolo Gesù, capisti dalle parole del vecchio Simeone che, unita a Lui Redentore, saresti la corredentrice del genere umano. Intercedi affinché nessuno di noi si perda, ed aiutaci a offrirci anche noi con cuore puro al Signore per la salvezza nostra e dei nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che ricordiamo i nostri genitori, e Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno, guardate in cielo tutte le anime, specialmente Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio dopo una dolorosa ricerca di 3 giorni. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Vergine Santa, per quel dolore che provasti nell'avere smarrito Gesù, e dopo 3 giorni di ricerca affannosa lo ritrovasti nel Tempio di Gerusalemme, prendi maternamente tutti noi per mano, ed in particolare i poveri peccatori che lo hanno smarrito, e conducili a Gesù. Intercedi per tutti, affinché mai siamo separati da Lui e fruttifichi in noi la Sua parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdonate le nostre colpe, preservateci dal fuoco dell'inferno. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudisci. Cristo esaudisci. Padre celeste Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Senza Colpa, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Modello di santità, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tempio di gloria, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di grazia, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia è il Dio della speranza, che ci rende di ogni gioia e pace, nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. La celebrazione di oggi è ricca di presenze che vogliono ringraziare Dio per gli anni di comunione che sono tanti, e poi ci sono i piccolini che vogliono, avendo sentito nel Vangelo, chi mangia la mia carne ha la vita eterna, allora hanno detto, anche io voglio mangiare la carne di Gesù perché voglio vivere in pace, voglio vivere in piena salute spirituale. Allora le prime comunioni, Giovanni e lui, e Martina, ecco, e Martina. E poi ci sono quelli che hanno sperimentato che non è vero che il matrimonio è la tomba dell'amore, come qualche cretino dice nella società. Perché qua c'è gente che è stata insieme nell'unione coniugale per 60 anni. Tilde e Orazio, dove sono? Ecco, benissimo. Poi ci sono i 50 anni oro. Salvatore e Maria. Non si sono stancati di stare insieme, perché sono stati insieme a colui che sta insieme con chi lo cerca, con chi lo venera, con chi lo prega, con chi lo benedice, Gesù e Maria. Dunque sono oggi, avete da festeggiare e farete la festa un po' di qua, un po' di là, un po' separati, in chiesa uniti, fuori un po' separati, però ricordatevi, ecco, quando fate la festa fuori, che anche fuori dovete avere un pensierino. Gli anziani diranno, quando i piccolini saranno grandi, Signore, fa che possano vivere come siamo vissuti noi, con te. E i piccolini che pregheranno perché gli anni del matrimonio si prolunghino, e quindi anche durante il pranzo, cercate di avere un pensierino, ecco, per questa liturgia. Non vi separate. E voi che siete per la celebrazione domenicale, dovete dire, Signore, quanto è bello sapere che ci sono bambini che fanno per la prima volta la comunione, e quanto è bello che ci siano persone anziane che vengono a ringraziarti, nonostante le spine del matrimonio, alla fine, vicino alle spine, noi troviamo fiori. E allora la comunione continua
fuori, continua fuori. Se abbiamo sulla nostra coscienza dei peccati, delle fragilità commesse durante la settimana, diciamo: Signore, pietà, perdonaci, perché noi sappiamo che tu sei misericordia. Ecco, dicendo: Signore, manifestazione dell'amore del Padre, apri i nostri cuori alla tua tenerezza, abbi pietà di noi. Cristo, vita donata per la giustizia e per il sacrificio, rendici giusti davanti al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra guida, illumina il nostro cammino, abbi pietà di noi, Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto del cielo. Perché tu sei santo, Signore, tu sei l'Altissimo, per Spirito Santo, per il cuore di Dio, Padre. Amen. Preghiamo, o Padre, giusto e grande nel fare, all'ultimo operaio come al primo, dimostri che le tue vie distano dalle nostre vie, quando il cielo della terra apre il nostro cuore all'intelligenza delle parole del tuo Figlio, perché comprendiamo l'imparabile onore di lavorare nella tua vigna fin dal mattino, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio del Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno. Lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono costretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In piedi. Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Vi prego silenzio assoluto. Qui è Gesù che parla e le sue parole non sono le nostre, salvo i bambini. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro.
Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Allora io prego i fotografi di fermarsi fin quando termino la catechesi, tanto avete tempo poi per le foto, per non distrarle. Allora, tre sono i pensieri che voglio trasmettervi. Uno non so se appartiene a tutti, ma a molti sì, ed è il pensiero di San Paolo, il quale è combattuto tra morire, andarsene in cielo e lasciare la terra. Non parlo di suicidio, parlo di desiderio del cielo, che è meglio della terra. Non ci sono dubbi, Però lui dice: io resto sulla terra per essere con Cristo, per fare il Vangelo, annunciare il Vangelo. Resto sulla terra. E quando poi Gesù mi chiamerà, andrò. È un po' il contrasto, ecco, che molti sentono: ah, il cielo, il cielo, questa terra brutta, abitata da brutti. No, l'apostolo resta sulla terra per migliorarla, per annunciare il Vangelo. Paolo, chiaro. La prima lettura ci ha detto una cosa che poi torna nel Vangelo. Avete ascoltato che Dio, invitando l'uomo a lasciare la via del peccato, dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quando il cielo sovrasta alla terra, così i miei pensieri sono lontani dai vostri pensieri. Tenete presente questo allora, I miei pensieri, i pensieri di Dio,
non sono i nostri. Quanto sovrasta, quanto è lontano il cielo dalla terra, tanto i miei pensieri sono lontani da voi. È la distanza tra Dio e l'uomo, tra il cielo e la terra. Ecco, andiamo al Vangelo adesso. Io ho letto piano piano e voce alta, per cui non c'è nessuno che possa dire non ha capito. Perché? Perché il Vangelo esprime un comportamento che sulla terra sarebbe definito ingiusto. Si suppone che chi comincia a lavorare la mattina alle 5 del mattino e lavora fino alla sera e pattuisce un denaro debba avere una paga più grande di quello che ha lavorato l'ultima ora. Siete d'accordo? È logico. Chi ha lavorato di più riceve di più, è vero? Non è così. Ecco, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Allora il padrone della parabola, quando arriva la sera e chiama il fattore, dice chiamali che mi devo pagare, comincia dall'ultimo, dagli ultimi. E secondo voi, gli ultimi, che cosa pensavano? Mo si dà quattro soldi. Perché noi abbiamo lavorato appena un'ora. E quando i primi vedono che gli ultimi ricevono un denaro, pensano, e a noi quando ci darà? E allora è qui che la logica di Dio, fate attenzione, perché questo è importante. I primi pensano, ma adesso noi altro che un denaro, abbiamo lavorato tutta la giornata. E invece la sorpresa. Arrivano i primi e ricevono quanto gli ultimi. Trovate una spiegazione? Vi pare giusto? Voi dovete dire no. Oh, no. Ma il problema è che come il cielo sovrasta sulla terra, o i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Ecco. I pensieri degli ultimi lavoratori non erano i pensieri dei primi lavoratori, e viceversa. E invece pari. Un denaro. Voi dite perché? Bisogna ragionare sul Vangelo.
Dio non è tanto un fattore, un imprenditore. Dio, è buono e non scarta nessuno. Per cui, quando alle 5 di sera, alle 5 prima si smetteva, finiva la giornata alle 5, quando va alle 5 trova ancora quei poveracci che stavano là e dicevano, scoraggiati, a noi nessuno ci ha chiamato. Gli uomini, a noi nessuno ci ha chiamato. E vado a casa e che dico a mia moglie? Oh, e invece ecco il pensiero di Dio, la bontà di Dio, che non fa differenze tra i primi e gli ultimi. Perché non fa differenze? Perché gli ultimi poveracci erano già sottoterra, scoraggiati, affamati, nella convinzione che nessuno pensava a loro, nessuno della terra. E invece cosa avviene? Avviene che arriva Dio. Dio che è buono. E li manda a lavorare per un'ora soltanto. Il motivo qual è? Perché è buono e basta. È buono e basta. E i soldi sono suoi e li dà a chi vuole. Voi capite come l'anima degli ultimi risorge prima nella dignità. Sono stato a lavorare, dice alla moglie, non dice nulla, sono stato a lavorare, e poi porta il frutto del lavoro. Sono stato a lavorare. Il primo si lamenta, perché non è che chiede di più, ma si lamenta perché l'ultimo abbia ricevuto quanto lui. E allora, davanti a Dio, queste differenze, lui le annulla, perché essere chiamati da Dio è una fortuna, o all'età dei due bimbi che fanno la prima comunione, oppure a 90 anni. Significa che Dio è speranza per tutti, non abbandona tutti, nessuno è tenuto a ritenersi scartato, scoraggiato. No, fin quando è vivo ha speranza che arrivi Gesù e gli dica, vieni qua con me, andiamo ad annunciare il Vangelo, bello, vieni con me. Benedetto XVI, il Papa, ancora vivente, quando fu eletto, lo sapete come iniziò il suo discorso? Con le parole degli ultimi operai. Io sono
un servitore umile e povero che deve lavorare nella vigna di Dio. Si rassomigliò agli ultimi della parabola, agli ultimi, non ai primi. E volete sapere un altro delle cinque, che improvvisamente si trova in paradiso? Chi si ricorda? Uno che all'ultimo si salva. Il buon ladrone erano gli ultimi istanti della sua vita. Era l'operaio delle cinque. E dice a Gesù: Gesù, ricordati di me, fammi faticare pure a me nel tuo regno. E Gesù cosa rispose? Oggi sarai con me. Oggi sarai con me. Allora io non lo so. Io lo so. Però non so voi che avete ricavato. E qual è la vostra situazione spirituale? Qui ci sono giovani e vecchi. I vecchi, potrebbero pensare: Madonna mia, nella mia vita io non ho fatto che bestemmiare, non ho fatto che tradire mia moglie. Quando ho potuto, sempre rubato. A doggia io. Sicuramente l'inferno mi aspetta. Oppure il giovane che è pieno di Dio e vuole lavorare in Dio, si sente nella superbia, ecco, di colui che serve Dio, e quindi sa che Dio lo premierà, se muoio, vado. No, il vecchio che durante la sua vita non ha fatto che bestemmiare, fare cose brutte, mentre la moglie dice che tu possa morire perché è insopportabile, Dio non pronuncerà mai questa frase verso quel brutto, cattivo marito. Può darsi che un giorno: Pasquale, vieni qua, vieni a lavorare con me, vieni a stare con me, Signore, vieni a stare con me. Vieni a lavorare nella mia vigna. Quindi gli offre la possibilità della salvezza. Il cristiano non può essere mai disperato. E allora Gesù, notate cosa dice. E conservatevi nella mente queste due frasi. Ai superboni della prima ora dice: ma forse sei invidioso che io sono buono? Ve l'ho ricordato questa frase? Ma forse voi siete invidiosi perché io sono buono? Io do i soldi a chi mi pare e piace, sono miei. Invidiosi. Per giustificare poi: come mai quelle delle cinque, appena un'ora,
non hanno avuto mai il tempo di sudare. Quando vanno per la paga, si vedono mettere in mano lo stesso denaro degli operai della prima ora. Perché i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Dipende soltanto dalla bontà di Dio. Solo questo è il metro di paga usato da Dio, la bontà, perché i pensieri di Dio non sono, per fortuna, i nostri pensieri. I pensieri di Dio non sono i nostri pensieri. Fate attenzione, quando vedete uno che semmai bestemmia, eccetera, e voi dite, quello sicuramente va all'inferno, quello è un delinquente qua e là, fate i vostri pensieri. E invece Dio verso quella persona dice, poveraccio, 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 e lo assolve. Ecco, ho finito. Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, per il battesimo siamo tutti chiamati ad essere discepoli di Gesù e non hanno senso le discussioni su chi tra i discepoli abbia più meriti. Ciò che veramente conta è la fede che agisce qui e ora. Con fiducia preghiamo insieme. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Aumenta, o Padre, la nostra fede. Padre Santo, fortifica e sostieni la Chiesa nell'opera di evangelizzazione e chiama nuove vocazioni all'apostolato. Preghiamo. Padre Santo, ispira alla Tua sapienza e giustizia il lavoro dei nostri governanti, affinché agiscano sempre per il bene della persona e della vita. Preghiamo. Padre Santo, dona a coloro che hanno subito offese e violenza la grazia di trovare nel perdono l'unica via della consolazione e della pace. Preghiamo. Padre Santo, trasforma i nostri cuori l'assidua celebrazione dell'Eucarestia. Ci renda sempre più simili al Tuo Figlio.
solidali nella carità con chi più soffre, soprattutto in questo momento tempo di emergenza sanitaria ed economica. Preghiamo. E adesso vogliamo benedire gli sposi di tanti anni. Ricorrendo il 50° e il 60° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile e siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti in quel giorno. Perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Adesso leggo io per facilitare le cose. Mi rivolgo prima. Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza, è lei che parla, ho preso Orazio come mio marito. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per tua bontà ho preso Tilde come mio marito. Adesso mi rivolgo. Venite qua. Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Maria come mia moglie. Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Salvatore come mio marito. Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Riconosciamo sempre la fedeltà del tuo amore per essere degni testimoni del patto di alleanza. Adesso benediciamo gli anelli. Benedici e santifica, o Dio, questi anelli che gli sposi porteranno, custodiscano sempre la fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore. E adesso benedici, Signore, questi anelli, gli sposi che li porteranno custodiscano la fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore. Amen. Gracias.
piacere silenzio, perché la cosa è solenne. Gli sposi facciano un anello, se gli passano 50 anni, a meno che sia 60. E adesso a voi tocca fare un nuovo. A Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore dei figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica sesta secondo, quando l'umanità intera entrerà nel suo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Per questa gioiosa speranza, unita agli angeli santi, cantiamo senza fine l'inno della sua gloria. Santo, santo, santo. Benedetto colui che è. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Thank you.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutte le remissioni dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti curano gradisci, e in Gesù Cristo tuo Figlio, manteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. C'è una bella differenza nel dire Padre di Giovanni e Martina, perché dice quello è il mio papà. È un po' difficile, dipende da voi dire che c'è un padre in alto, in alto, in alto, che vi seguirà per tutta la vita, mentre è molto facile per i 50 anni di matrimonio di Tilde, di Salvatore e Maria, e 60 di Tilde e Orazio, perché hanno detto tante volte padre, 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 e si sono abituati non tanto a pensare al padre di questa terra, ma al padre dei cieli. Allora tutti insieme invochiamo questa bella bontà di paternità. Padre nostro, che sei in cielo, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si fondi della beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, vedete i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà,
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per piacere, io vorrei che voi contemplaste con commozione questi due angeli. Sono angeli che ricevono il corpo di Gesù per la prima volta. Cosa sarà nella vita per questi due? Sarà Gesù, sarà Gesù, sarà Gesù. Se voi genitori li custodirete. Ma è commovente vederli. Io mi faccio gli occhi. Con noi la vera
Perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io sono contento di aver dato
da parte di Gesù il bacio all'anima di Giovanni e Martina, due piccoli gigli. E poi ci sono le due querce di Tilde, Orazio, Salvatore e Maria, querce di Dio. Però io dico a tutti voi che siete stati un poco indisciplinati oggi, e giovani, va bene. Dico a tutti voi, ricordando il Vangelo, dico pure ai miei due assistenti, noi siamo tutti operai della vigna del Signore. Delle 9 del mattino alle 5 di sera, tutti operai e tutti un denaro, senza differenze, perché Dio è buono e ci ama, e il suo cuore è tutto il nostro cuore. Andate in pace. Che Thank you.